nel 600. Questo è patrimonio da non perdere. Giuseppe Marchiorello, per gli amici Pino, crea pezzi unici. Intaglia il cirmolo, il tiglio, il noce, il bosso ed altri ancora. Trasforma un semplice pezzo di legno in cornici, specchiere, fregi, complementi d'arredo e sculture. All'età di 15 anni avvenne il classico colpo di fulmine che determinerà il suo futuro. E soprattutto una scossa quando che sono entrato dentro in questa ditta ed osservando tutti quanti questi ragazzi un po' più anziani di me che lavoravano con questi scalpellini, con queste sgorbiette che curiosamente domandavo ma cosa servono. Pino osservò che dalle mani degli intagliatori nascevano, come per magia, figure e forme che colpirono nel profondo la sua sensibilità ed immaginazione. Io le ho detto, questo è il mio lavoro, questa sarà la mia arte, questo sarà il mio compito da portare avanti per tutta la mia vita. Inizia con determinazione un percorso da autodidatta e di contatti per approfondire un mestiere raro e svolto da autentici custodi di antichi saperi. La mia fortuna è stata quella di conoscere un vero maestro che sapeva trasmettere l'arte veramente in una maniera semplice ma molto determinata, ed era il maestro Bernardini Luigi. Con Luigi Bernardini ho lavorato assieme circa una decina d'anni. Là in Toscana praticamente mi hanno fatto vedere l'arte proprio dell'intaglio pulito, dell'intaglio in stile proprio dal 500 al 700. Mi hanno anche fatto capire che prima di eseguire un lavoro su legno va fatto un semplice disegno su carta di uno stile che ognuno sente di fare, che rimarrà proprio la linea personalizzata di ogni intagliatore. A Venezia incontrerà un maestro che, intuendo la passione del giovane artista, gli trasmetterà con generosità tutta la sua conoscenza ed esperienza. Ho conosciuto un bravo maestro anche a Venezia. Entrando in questo laboratorio, salutando cortesemente, mi ha detto subito: a te questo lavoro lo senti nel sangue, ti vedo già come ti muovi, ti vedo già come tocchi. Sì, ho detto io. E sono venuto a chiedere alcuni dettagli, alcune curiosità. Vieni, non aver paura che con te si può parlare liberamente. Faceva il laccatore e il doratore con il restauro. Immenso. Parti mancanti di opere del passato, pulizia e consolidamento sono possibili attraverso la conoscenza dei materiali e i metodi antichi di lavoro. Da questi maestri che ti insegnano a lavorare, impari cose che non pensavi prima assolutamente, le leggevi nei libri, ma non potevi immaginare come si dovevano poi sviluppare. E i materiali erano questi qua, colla di coniglio, che poi dopo si metteva a fare con la chiara d'ovo il bolo per la stesura della doratura. Un esempio di autenticità del pezzo sta proprio anche nel materiale, capire e distinguere la doratura falsa dalla doratura vera. Lì bisogna solo allenare l'occhio. Questa foglio grande, un 15x15, che sembra molto lucido, è oro falso. A fianco, molto più piccolo e opaco, questo è oro vero. Nel tempo, questo ossida, diventa più scuro e perde la sua proprietà lucida. Questo, nel tempo, diventa ancora migliore. Opere restaurate con questi criteri ritornano autentiche e conservano nel tempo il loro valore. Bisogna sapere usare la sgorbietta, sapere usare il legno, applicare e poi intagliare. Ecco dove si conserva e si mantiene un lavoro fatto ancora nel 700 o anche nel 600. Questo è patrimonio da non perdere. Mi auguro che il mio entusiasmo, che la mia voglia possa un giorno vedere un altro più bravo, migliore e molto più dinamico. Giovani, non perdete questa ricchezza.